ti stai autosabotando perché così sai già cosa accadrà in futuro e puoi avere la percezione di avere il controllo. La nostra mente spesso è il più grande ostacolo tra noi e i nostri obiettivi. Guarda, ci sono tre principali autosabotaggi che puoi attivare. Il primo è la paura del fallimento. Quindi sottovalutiamo le nostre capacità, pensiamo di non essere in grado e per cui neanche proviamo. Il secondo è rimanere bloccati nella zona di comfort dove tutto ci sembra facile, tutto ci sembra sicuro e quindi rinunciamo anche in questo caso a tentare. Il terzo sabotaggio è quello della procrastinazione. Procrastinare di fatto ci consente di ritardare il momento in cui dobbiamo testarci e questo perché abbiamo sempre paura dell'ignoto, abbiamo sempre paura di quello che non conosciamo. Riconoscere questi tre autosabotaggi è quello che ci consente proprio di superare queste paure e di buttarci veramente verso il cambiamento. Affrontando la paura dell'ignoto, impariamo così anche a migliorare la nostra percezione delle nostre capacità. Inoltre, diciamolo, tutto questo eccessivo necessità di controllo ci impedisce anche proprio di vivere in maniera serena e di sperimentarci come in realtà, in quanto esseri umani, è normale che facciamo, un po' come quando siamo bambini, che niente ci può fermare e quindi continuiamo a provare e a riprovare con una tenacia incredibile.